processo e un progetto di intervento o di interessamento della tematica. Quindi io ringrazio davvero ancora una volta gli organizzatori, ringrazio tutti i relatori e mi auguro che da questo incontro di stamattina emerga qualcosa di costruttivo, qualcosa di concreto per avviare quello che ognuno di noi si aspetta, quello di immaginare una soluzione alle difficoltà e alle problematiche a cui accennavo. Grazie e buon lavoro. Siamo con il senatore Franco Ortolani per chiedergli innanzitutto su come è andato questo convegno di stamattina sulla protezione civile. Sì, è stata un'occasione molto interessante, molto stimolante, che deve essere sicuramente approfondita, perché discutere dei problemi di un territorio così bello e ricco di risorse naturali, monumenti della natura come le spiagge e le coste alte, e mirare a garantire comunque la sicurezza di questo territorio significa andare nella direzione giusta, cioè io devo valorizzare, propagandare quello che ho di buono e devo anche dire: guardate, abbiamo dei problemini, però abbiamo organizzato come tutelare la vostra sicurezza ai cittadini che vogliono degnare il territorio della loro presenza, contribuendo anche all'economia dei luoghi. Quindi è sicuramente un'iniziativa molto importante. Io ho evidenziato alcuni aspetti che possono interessare questo territorio, dai alcuni problemi e dando anche indicazioni sul modo per tutelarsi, per organizzarsi e dare sicurezza. E naturalmente da questo convegno dobbiamo cercare di trovare il modo di trasformare poi in interventi anche di governo. Ad esempio, dicevo che mi impegnerò a fare una interrogazione parlamentare per chiarire qual è la situazione della frana di Rizzico, perché interessa una linea ferroviaria di importanza strategica nazionale, e voglio sapere come cittadino onorario del Cilento, come cittadino onorario di Torre Orsaia, come è tutelata, come si pensa di tutelare il territorio, con quali tipi di interventi, per vedere nel merito se sono idonei, perché a me interessa la validità dell'intervento e deve garantire sicurezza a tutto il territorio. Tanto per fare un esempio. Quanto è importante la prevenzione per i nostri territori del Cilento? Ah, guardi, in una campagna elettorale questo ho detto, che deve finire l'era della post disgrazia, dobbiamo intervenire per tutelare e eliminare le situazioni. Molte situazioni, ad esempio, ho citato la frana di Rizzico, si trovano già in situazioni di crisi, direi proprio di pre-dissesto, di pre-emergenza. Allora, vuol dire il passo successivo è che questa pre-emergenza diventi emergenza. Ma se noi già lo sappiamo, dobbiamo intervenire prima, togliere il pre, in modo tale da dare garanzia. Naturalmente questa sarebbe una rivoluzione nella cultura di governo, non solo locale ma anche nazionale, e non credo che sia molto semplice portare avanti questa linea, che poi è quella di buon senso che i cittadini richiedono, ma noi siamo duri, siamo tenaci, siamo fatti di dura quercia cilentana, per cui insisteremo e incideremo, non saremo noi a piegarci.